ci dà l'ho, ombre. Questa idea dell'ombra è sempre stata uno degli aspetti anche più misteriosi, anche indagati, no? Nella storia dell'arte, e non a caso questo libro nasce proprio vicino a un'esplorazione in un luogo prettamente artistico, che è la Galleria Nazionale dell'Umbria. Ecco, quindi diciamo che ha un riferimento alto. Mi piace dire che vabbè, il libro è stato commissionato dalla Galleria Nazionale dell'Umbria, cioè non so se qualcuno di voi l'ha mai vista. Il direttore Marco Pierini mi disse: mi piacerebbe uno dei tuoi taccuini da riprodurre in anastatica. Quindi ho iniziato a lavorare con la lente di ingrandimento letteralmente su queste opere, dipinti, sculture in particolare, per individuare delle cose piccolissime, minori, che però erano la mia graph novel. Cioè, il taccuino, l'oggetto taccuino, di solito è associato all'opera, cioè un'opera, per architetti, per registi, per scrittori, per pincopalini, droghieri, hanno un'opera e quest'opera, diciamo, ha una serie di materiali a latere, come può essere il taccuino, dove si annotano delle cose che servono per l'opera. Non è questo il caso. Per mantenere un rigore su questo lavoro non ho fatto, come dire, disegni che poi sono stati impaginati e sono diventati il libro. Ho lavorato sul taccuino senza spostare una pagina. Sembra un dettaglio, ma non lo è. Non ho mai toccato un acrilico, un colore a olio in vita mia. Non so cosa sia una tela. Ho proprio una specie di ho un problema proprio. E quindi ho sempre solo lavorato con china, matita, acquarello, carta, taccuini chiaramente. E questo comunque è il primo volume di una collana, perché adesso c'è una collana che si chiama Promenade di Quod Libet, della Galleria di Perugia, dove ogni anno la Galleria commissionerà a una persona un nuovo libro. Fare una cosa, una tantum, non è difficile, creare una consuetudine è impossibile, creare il quotidiano è al di là del pepe e del sale, è proprio una cosa che non si riesce a fare. E detto ciò, produrre un libro per le istituzioni, un libro come questo, non è un grande impegno economico. Sappiamo bene quanti soldi si spargono senza motivo, ma il fatto di decidere di farlo è un grande impegno morale. Il processo di progettazione e realizzazione di questo oggetto potrebbe essere usato, declinato in tanti modi diversi, nella relazione con le istituzioni. L'abbiamo presentato a Bilbo il Bull la settimana scorsa e l'ha voluto presentare una signora che si chiama Cristina Ambrosini. La Cristina Ambrosini di lavoro fa la soprintendente alle belle arti. Quindi ha detto: per me questa roba è un caso studio, perché è un modo per mostrare a quelli che fanno il mio lavoro o a quelli che incontro così nella mia quotidianità, che si può lavorare sulla memoria, sulle collezioni, sul patrimonio in maniera non retorica, che eventualmente può anche accendere l'interesse di cosiddetti altri pubblici e creando le opportunità per una committenza alla contemporaneità.